Iniziamo con questa preghiera San Bernardo Chiaravalle insieme. O Spirito Santo, anima dell'anima mia, in te solo posso esclamare Abba Padre. Sei tu, o Spirito di Dio, che mi rendi capace di chiedere e mi suggerisci che cosa chiedere. O Spirito d'amore, suscita in me il desiderio di camminare con Dio. Solo tu lo puoi suscitare. O Spirito di santità, tu scruti le profondità dell'anima nella quale abiti e non sopporti in lei neppure le minime imperfezioni. Bruciale in me tutte con il fuoco del tuo amore. O Spirito dolce e soave, orienta sempre tu la mia volontà verso la tua, perché la possa conoscere chiaramente, amare ardentemente e compiere efficacemente. Amen. Dal Vangelo di Marco. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, vedendolo, avendolo visto spirare in quel modo, disse: Davvero quest'uomo era figlio di Dio. Ecco, come al solito, un paio di minuti ci rileggiamo personalmente in silenzio il testo.
allora siamo giunti al culmine, no? Siamo sul Monte Calvario, dove appunto, ecco, Gesù poi morì, consegnò, ecco, il suo spirito. Questa è la scena proprio vertice di tutta la narrazione del Vangelo di Marco, che è strutturata su questa domanda: chi è Gesù? E l'Evangelista lo dice all'inizio, Gesù, questo è il Vangelo di Gesù, figlio di Dio. Poi lo fa dire a Pietro, no, a metà proprio del suo Vangelo, al capitolo ottavo fa dire appunto: tu sei il Cristo, e poi lo fa dire a uno straniero, al centurione, che lo vede morire così. Questo davvero era figlio di Dio, è la rivelazione. Bene, quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, le tenebre avvolgono questo momento cruciale della vita di Gesù. Chi può parlare? Solo Cristo, perché appunto lui è veramente l'unico alleato solidale con chi sta soffrendo, con chi sta morendo. È arrivato fino alla fine, dirà Giovanni, li amò sino alla fine, cioè non si è sottratto. Magari quando uno soffre, poi lo vedremo anche nell'applicazione, dice: dov'è Gesù? Sta lì con te a soffrire. Ecco, in questo momento, quindi, è un momento di contemplazione, di guardare il crocifisso. 3 ore di buio preparano questo drammatico grido dell'ora nona, sarebbero 3 del pomeriggio, come dividevano gli orari, l'ora terza, 9 del pomeriggio, l'ora sesta, mezzogiorno, l'ora nona, 3 del pomeriggio. Ecco, Gesù non aveva più parlato, non aveva più proferito parola da quando aveva, abbiamo visto l'altra volta appunto, il processo a Pilato, quando appunto Pilato dice: ma tu sei il re dei giudei? Tu lo dici. Le ultime parole. Poi Gesù non parla più. Parlerà adesso con l'inizio di questo salmo, che vi invito a rileggere poi in questo tempo che ci rimane di Quaresima, il Salmo 22, che inizia proprio così: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, Gesù prende le prime parole di questo salmo, e alcuni studiosi dicono probabilmente lui l'ha recitato tutto fino alla fine. E alla fine questo salmo, che sembra dire: ma dove sei, Dio, in questo momento, perché io sto soffrendo, sto morendo, alla fine è un salmo di fiducia, dove la persona appunto rinnova la sua fiducia in Dio. Ma Gesù, per Gesù Dio è Padre, è Padre. Quindi chiede l'aiuto al Padre. Il tema fondamentale di questo salmo è appunto la fede del credente, perché abbiamo detto che Gesù, che cos'è per Marco, per l'Evangelista? L'incarnazione del giusto che soffre. Lui è giusto, è innocente, eppure è condannato, eppure è ucciso. E lui in questo momento cosa fa con questo salmo? Si aggrappa al Padre, chiede aiuto. Già l'aveva chiesto: Abba, Padre, tutto è possibile a te, ecco, allontana da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Era la preghiera del Getsemani. E da quel momento abbiamo detto che Gesù lì ha preso la decisione, non poteva più tornare indietro. Il grido di Gesù poi, ecco, segna il momento della morte,
una morte molto umana, molto cruda, ma una morte rivelatrice, perché grazie a questa morte il centurione, vedendo Gesù morire in quel modo, disse: veramente quest'uomo è figlio di Dio. Ci sono poi le conseguenze di questa morte, e la prima appunto anche è il velo del Tempio che si squarciò in due dall'alto al basso. Che cos'è questo velo del Tempio? Divideva una parte interna del Tempio dove c'era il Santo dei Santi, era custodita appunto l'Arca dell'Alleanza, era il luogo santissimo dove il Sommo Sacerdote soltanto una volta l'anno, nella festa dell'espiazione detta dello Yom Kippur, poteva entrare. E questo appunto si squarcia, si abbatte il muro di separazione tra il popolo di Israele e i popoli gentili, cioè gli stranieri. Gesù ha fatto questo. Poi dirà San Paolo Apostolo nella lettera agli Efesini. Ebbene, quindi, ecco, Gesù recita questo salmo, patisce come l'orante del salmo, colui che appunto ha scritto questo salmo. E il grido di Gesù chiama in un modo violento il padre in causa, pone appunto la questione fortissima di una relazione intima, profonda, che Gesù ha sempre avuto con il padre, perché adesso la morte sembra negare questa relazione. E il figlio di Dio ha condiviso con l'uomo, il creatore ha condiviso con la creatura tutto, anche il modo di morire, molto umano, dicevo, con questo grido. Velo del Tempio che si squarcia in due, e poi, dopo il grido seguito dalla morte, ecco, uno si può anche chiedere: Dio dov'è? Cosa fa? Ecco, Dio è lassù, presente, perché appunto c'è questa professione di fede da parte del centurione, che, attenzione, il centurione era quello che l'aveva crocifisso. Il centurione era quello che l'aveva accompagnato a salire il Calvario, aveva assistito alla flagellazione, ha visto il comportamento di Gesù durante tutta la sua passione, come agnello condotto al macello, non aprì la sua bocca davanti ai suoi tosatori. Ecco il profeta Geremia, che appunto preannuncia, prefigura questa figura del servo sofferente come agnello, avendo visto che morì proprio in quel modo il centurione, un modo molto umano. E quante morti avrà visto il centurione? Quante persone avrà visto appese sulla croce? Ma quello era un modo unico, particolare. Quindi la croce come momento di rivelazione. Se cominciamo a leggere il Vangelo dall'inizio di Marco, vedremo che Gesù, quando i demoni: ma io lo so chi tu sei, sei il Santo di Dio, tacete. Perché? Perché poteva essere frainteso quel titolo, figlio di Dio, Messia. Adesso no. In questo momento sulla croce non può essere più frainteso. Ormai si capisce bene che il Messia è il Messia, cioè l'inviato di Dio,
quello che ha incarnato l'immagine del servo sofferente. Ormai non si può più sfuggire da questa lettura che appunto ne fa Gesù, prendendo e incarnando le profezie di Isaia e di Geremia. Quindi siamo al culmine del Vangelo. Con la morte di Gesù c'è la rivelazione piena e definitiva di chi è Gesù, della sua identità e quindi anche dell'amore di Dio, che si rivela proprio nel dono del Figlio amato. Dono più grande non c'è, quello del Figlio. Ecco, Dio si rivela proprio nel crocifisso. Ma perché? Perché sappiamo che quel crocifisso è risorto. Non è che andiamo dietro a uno sconfitto, a uno che ha fallito nella vita. Però prima bisognava passare. Sì, perché il Padre non ha salvato il Figlio dall'agonia, non ha salvato il Figlio dalla morte, ha salvato il Figlio attraverso l'agonia e attraverso la morte. L'ha fatto passare in mezzo, perché da via di tenebra diventasse via di luce. Quindi la morte, segno di separazione, di allontanamento dalla vita, da Dio, attraverso Gesù diventa via di luce, diventa passaggio per un incontro definitivo, per una relazione intima con il Padre. E questa appunto è quell'esperienza di Gesù che deve diventare anche la nostra esperienza. In quel grido che riporta Marco soltanto, questo grido di angoscia, ecco, lì c'è l'angoscia dell'umanità. Lì ha raggiunto veramente un abisso, una profondità enorme. Ecco, lì si condensano le grida di tutti gli innocenti. In quel grido, vedendolo spirare in quel modo, contemplare il crocifisso, ecco, questo incontro di questa sera ci prepara proprio alla Settimana Santa. Guardare il crocifisso, contemplarlo, perché lì c'è la piena rivelazione dell'amore del Padre. Lì c'è la piena rivelazione della persona di Gesù. Chi è Gesù? Guardiamo il crocifisso. E il crocifisso, espressione di questo amore. Vediamo il volto di Dio. Nel Vangelo di Giovanni, a un certo punto, Filippo chiede: mostraci il Padre, adesso ci basta. Filippo, ma non ti rendi conto che chi ha visto me ha visto il Padre? Ecco, per Marco qui, guardando il crocifisso, vediamo il volto di Dio. Cosa dice a noi? Cosa dice alla nostra vita questo momento, ecco, della fine della vita terrena? Così si conclude la vita terrena di Gesù. Questa è la fine. Ebbene, è proprio nella morte, nell'umiliazione, nell'impotenza del suo essere uomo perduto, abbandonato, ecco che Gesù trova la vita, la gloria e la potenza di Dio. Questo è uno dei paradossi della nostra fede, Il paradosso. Che dalla morte c'è la vita, dalla sconfitta c'è la vittoria. Questo è il paradosso. Ebbene, allora, dicevo, siamo chiamati noi a conoscere, a professare la nostra fede,
nel Figlio di Dio soltanto a partire dal crocifisso. La morte di Gesù è il centro, il fondamento, la norma di tutta la fede cristiana. Vi dicevo in altre volte, è il cosiddetto annuncio che si è fatto, il kerygma, cosa? Gesù, che ha sofferto, è morto ed è risorto. Ed è risorto. Quindi, il crocifisso è il grande libro del cristiano, lì si impara chi è l'uomo e chi è Dio, cos'è la maledizione dell'uomo e cos'è la libertà e la salvezza di Dio. Sì, perché Gesù, inchiodato su quel legno, era una persona libera. Perché? Perché stava amando. L'altro ieri il Vangelo ci diceva, ecco che la verità vi farà liberi. Liberi di amare. Quando uno ama è libero. Quando il peccato invece che cos'è? È la schiavitù che ti impedisce di amare. E qual è l'amore più grande? Dare la vita. Dare la vita per l'altro, per l'altra, per chi mi sta accanto, ogni giorno. Quello è il martirio, ogni giorno. Bene, allora queste braccia aperte di Gesù distruggono la morte e ecco, ci spalancano l'orizzonte dell'eternità. E solo il centurione, abbiamo detto, che guardando il crocifisso si rende conto, capisce, questo è veramente il Figlio di Dio nel modo in cui è spirato. Allora nessuno si potrà mai più sentire solo nel momento della prova, nel momento della sofferenza, della malattia e della morte. Mai nessuno più solo. Perché Gesù appunto ha saputo portare luce nella morte, salvezza dove sembrava ci fosse un muro davanti. Ecco, Gesù prende il nostro posto di abbandonati. Gesù sperimenta quell'abbandono perché nessun uomo lo possa più sperimentare, mai più soli. Mai più soli. D'ora in poi, ecco, Dio guarderà l'umanità, ci guarda noi da dove? Dalla finestra del crocifisso, attraverso quel grido dell'abbandono e attraverso questa finestra che l'uomo, nel suo sentirsi, ecco, abbandonato dagli uomini, potrà invece sentire la presenza e la vicinanza di Dio. In San Vincenzo Maria Strambi, la memoria passionis, cioè la memoria della passione. Questo era un aspetto fondamentale, era un voto specifico, ecco, di padre Vincenzo quando era religioso passionista, appunto. Beh, ricordiamo che il catechismo dell'epoca vedeva appunto Dio come l'essere supremo, come il sommo bene, l'eterna verità. No, per Vincenzo Gesù Cristo era il Salvatore dolcissimo, il fratello, l'amico, lo sposo dell'anima, colui che si è fatto uomo e colui che è morto in croce per amore, per amore. Quindi, ecco, San Vincenzo visse il contenuto del voto specifico emesso come passionista. Qual era il voto specifico? Di fare memoria, cioè ricordarsi che un Dio è morto in croce per me e annunciarlo, meditarlo e insegnare a meditare la passione di Gesù. Perché diceva appunto il fondatore dei passionisti, lui aveva assorbito questa spiritualità, diceva che la passione di Gesù è il rimedio a tutti i mali.
E solo attraverso la passione di Gesù possiamo togliere i vizi e impiantare le virtù. Il crocifisso per Vincenzo era la fonte di ogni bene per ogni uomo. Lui stampa anche dei piccoli opuscoli proprio per insegnare a meditare, anche una via crucis per aiutare i cristiani a fare memoria in un modo semplice. Anche qui abbiamo, vedete, la via crucis, perché attraverso quelle immagini potessero fissarsi poi nel cuore. E poi noi sappiamo che San Vincenzo era molto devoto del sangue di Gesù, del preziosissimo sangue. Addirittura lui guida spiritualmente un sacerdote che divenne poi santo, San Gaspare del Bufalo, che fondò i missionari del preziosissimo sangue. Espressione più alta dell'amore. Quando uno, magari c'è anche un'espressione, non lo so, anche una volta quando ero giovane, adesso loro magari dice, ti do pure la che vuoi, pure il sangue, cioè un'espressione per dire ti ho dato tutto, vuoi anche la vita, perché per un ebreo, per esempio, la vita era contenuta nel sangue, non possono ancora oggi mangiare animali con il sangue dentro, cotto. Ecco, quindi questo sangue come espressione viva dell'amore di Gesù per noi. E San Vincenzo scrive anche un opuscolo appunto sul preziosissimo sangue. Scriveva così in una sua lettera appunto a San Gaspare del Bufalo qualche anno prima di morire, 1821: la devozione al sangue preziosissimo del Signore mi ha penetrato il cuore ed otterrò tutti i beni per la virtù di quel sangue adorabile nel quale appunto abbiamo salvezza, vita e risurrezione. Quindi la devozione al sangue di Gesù diventa appunto via per crescere nelle virtù e prepararsi all'incontro, ecco, finale con Dio. Volevo appunto salutarvi con chiudere con alcuni passaggi della sua prima lettera pastorale, quando San Vincenzo nel 1801 venne qui a Macerata, la diocesi di Macerata Tolentino, e scriveva così ai maceratesi: quanto a noi, con l'aiuto dello Spirito Santo, procureremo con la maggior diligenza possibile che nel cuore di ciascuno di voi si imprima una viva immagine dell'amabilissimo Gesù crocifisso. Vi esorteremo dunque spessissimo a contemplare assiduamente l'immagine del crocifisso, dove vedrete il vescovo delle vostre anime assiso come in un trono di grazia. Faremo quanto potremo perché nessuno manchi il dovere del ricambio d'amore per colui che per primo ci ha amati, al dovere di gratitudine verso colui che per amore offrì se stesso in sacrificio sull'altare della croce, e al dovere di giustizia per il Redentore divino che ci ha riscattati a prezzo di tutto il suo sangue per tenerci più strettamente obbligati a sé. E con queste parole di San Vincenzo chiudiamo questi 4 giorni di incontri. Vi auguro un buon proseguimento, ecco, di Quaresima e anche una buona Pasqua di risurrezione. E come sempre abbiamo qualche minuto per delle domande, chiarimenti, esperienze personali. Thank you.
questa sera abbiamo anche concluso con un abbassamento notevole dell'età media, grazie alla presenza del futuro della parrocchia, che sono i futuri, 5, 6, 6. E stranamente, che di solito le proporzioni maschile e femminile sono invertite, nel senso che di solito sono sempre più le ragazze, e invece stasera è nettamente in minoranza la componente femminile, giovanile. Io dico così almeno non parlano più, no? L'ho sentito, adesso ho detto così a posto. Tanti anni fa, tanti, c'ero anch'io lì, al posto vostro. Tanti anni fa. E tanti anni fa, nella mia parrocchia, che dicevo questa sera a cena è la più grande parrocchia delle Marche, c'era questo cartellone, cresima, due punti, sacramento dell'avvio o sacramento dell'addio? Ripeto, cresima, due punti, sacramento dell'avvio, perché comunque abbiamo tutto, possiamo adesso impegnarci nella parrocchia, o sacramento dell'addio, c'ho tutto, ci rivediamo forse al matrimonio. Beh, per voi è dell'avvio, visto che è il posto cresima, quindi ancora siete rimasti, via, tengono duro. Per me è stato dell'addio, tranquilli, non è detto. Tranquilli. Come disse una madre saggia, i figli prima se ne vanno e poi tornano. Arriva il gelato. Un attimo che almeno. Ah, no, non fa niente. Noi non sentiamo. Non sono tanto importante. Senta, una cosa volevo chiedere. Ha visto morire Gesù e con un grido ha riconosciuto che era figlio di Dio, non dai miracoli, non da tutto quello che aveva fatto. Sono tanti anni che me lo chiedo, perché, che significava quel grido, o perlomeno, come dice qui il Vangelo, aveva fatto tanti miracoli, perché non l'hanno riconosciuto, il centurione non l'ha riconosciuto come Dio nel miracolo, che è una cosa che non tutti fanno, insomma è la prima volta che si vedeva. Per quale motivo con quel grido? Non è un grido disperato per caso? Perché? E qui da quando eravamo ragazzi che ce lo chiedevamo. Ma, sì, ma mi sa che bisogna continuare a chiederselo ancora tanto, perché le interpretazioni di questo grido sono tante, c'è tante. È un grido, come appunto dicevo, umano. È l'Evangelista Marco soltanto che sottolinea questo Gesù che muore gridando, non dice parola,
perché le parole le dice prima, no? Elohi, lema sabachthani, che addirittura, ecco, Elohi è la lingua, si chiama l'aramaico, proprio potremmo dire il dialetto del, perché già Matteo mette Eli, è diverso, invece Marco usa proprio la lingua, l'aramaico, e, però muore senza dire una parola. Non è il Gesù rappacificato di Luca, nelle tue mani consegno il mio spirito, oppure non è il Gesù che è dominatore, domina la situazione, e quindi di Giovanni, e quindi indubbiamente Giovanni fa prima reclinare il capo e poi fa consegnare lo spirito a Gesù. No, qui è un grido lacerante, è un grido, ecco, disperato. No, perché comunque, ecco, si era affidato, ma è un grido umano di sofferenza, è un Gesù che soffre, è un Gesù nella, quando abbiamo fatto il Getsemani, vi ho detto che lì l'evangelista utilizza un verbo che significa che Gesù, quando cadeva a terra, proprio si rotolava come l'epilettico, praticamente si contorceva dal dolore. E questo è diverso dal Gesù di Matteo o anche quello di Luca. Ecco che anche se suda sangue, ma è sempre composto. Qui no, qui proprio fa vedere che è un Gesù che soffre, si contorce, è un Gesù veramente umano, umano. Quindi questo grido è questo, questa umanità di Gesù che viene fuori proprio nel momento più angosciante, angoscioso della morte. Ecco che, ecco questo grido. Chiaramente, ecco, poi il miracolo. Beh, se andiamo a vedere nei Vangeli, i miracoli hanno sempre spaccato, perché non tutti, quando Gesù compiva il miracolo, non tutti credevano. Cioè, Dio non darà mai un segno talmente evidente che non mi lascia libero di dire no. Non ci sarà mai. Anche nelle apparizioni, eccetera, c'è chi crede e chi non crede, perché mi lascia la mia libertà, cioè non mi condiziona al punto tale, no, che dico, ah sì, c'è il miracolo, vado dietro. Ecco, quindi anche questo è molto importante, si cresce nella fede in queste cose, non attraverso il miracolo, che ci può stare, va benissimo, però ecco, la fede è altra cosa. Ci vuole fede per il miracolo, però poi, ecco, il cammino è quotidiano, non straordinario. Però di 6, 1, fate una domanda. Vi riunite e dice, cosa possiamo chiedere? Possiamo inquadrare da un punto di vista versionista. Io personalmente non ho seguito
queste cose. So che appunto c'è stato un documento ufficiale del Vescovo che ha detto che lì non ci sono apparizioni, non c'è questa cosa qui. Mi sembra il Vescovo di Civita Castellana. Ha detto queste cose qua. E, non lo so, la Chiesa finché, per dire, ecco, in generale, no? Finché le apparizioni non sono concluse, di solito non si esprime. Quindi prendiamo Lourdes, prendiamo Fatima, prendiamo la Salette, eccetera, altre cose, si è espressa a rivelazione conclusa. Qui continua, lo stesso anche Medjugorje, anche se il fenomeno dura da 50 anni, però ancora una cosa ufficiale, se uno ci va a titolo privato, ecco, quindi, perché appunto ancora la Chiesa si deve esprimere. Lì io so soltanto appunto di questa cosa, ma non mi sono interessato di questa cosa, insomma, non sono informato, so che c'è questa cosa, ma non, dal punto di vista del passionista, guardiamo il crocifisso, cioè nel senso che la Madonna non attira mai a sé, porta sempre al figlio, quindi nuovamente, ecco, il centro è Cristo, la Madonna è centrale e il centro è Cristo. Guardi il Don. Ora pensavo che volevano il microfono. Guardavano. Tu prima hai detto che ti sei allontanato dalla Chiesa, quella che prima, al tempo della cresima. E allora cosa che ti ha fatto? Come mai oggi ti vediamo con l'abito? Ah, qui sono le 10:07, andiamo a finire. C'hai 7 minuti più o meno. Ho 7 minuti. Allora, cresima, due punti, sacramento dell'avvio o dell'addio? Beh, diciamo che per 2 anni io ho fatto il campo scuola, che mi piaceva la montagna, e quindi a Salice Dulzio, manco sanno dove sta, perché sta in Piemonte, Salice Dulzio, allora sopra Torino, diciamo un po' così, perché appunto il parroco organizzava questi campi scuola, 14-15 anni, quanti età siamo lì?
siete più grandi, noi 17, e a 17 anni ero già niente, ero già fuori, addio. E quindi ho fatto questi due campi scuola, mi piacevano così, però poi un po' la scuola, un po' a 14 anni, dopo tanti anni, avevo 5 anni quando ho iniziato a nuotare, a un certo punto mi hanno detto, ma senti, ma tu sei bravino, allora vai a fare nuoto agonistico. E allora prima facevo la terza media, allora mio padre dice no, c'è l'esame di terza media, non vai, devi studiare. E poi il primo anno di superiore, no, adesso c'è il nuovo passaggio, c'è l'impatto con le superiori, quindi no. Allora alla fine del primo anno di superiore vai a fare nuoto agonistico, tutti i giorni gli allenamenti, 2 ore e mezza al giorno, e poi la domenica le gare, quindi la messa. Sì, ovviamente. Poi a messa ci andavo quando mia madre mi comprava il vestito nuovo, perché diceva devi andare a messa a rinnovarlo. Allora poi andavo a messa. Quindi chiaramente dove stavo? Giù in fondo della chiesa, e a volte ci portavamo le figurine, facciamo gli album, quella volta adesso non si fanno più gli album delle figurine, e quindi la messa, ecco, era diciamo lo scambio delle figurine. Per 15 anni, 16 anni, 17 anni, 18 anni, perché a 18 anni che c'è? La patente, e chiaramente babbo ha detto no, la patente, perché devi studiare per il quinto anno delle superiori, quindi la patente l'ho presa l'anno dopo, a 19 anni, quindi presa la patente con la macchina. Era novembre del 1900, quindi il secolo scorso era, 1993, ecco, aprile 1994 potevo morire in un incidente stradale, perché sono andato fuori strada con 2 amici miei. Quella volta erano i primi tempi che c'erano le cinture di sicurezza, adesso c'era, prima sapete com'erano le cinture di sicurezza, si attaccate con un chiodo, con un bullone alla macchina, perché non c'era, insomma. Quindi ho fatto in un burrone un po' di giri. Quindi un mio amico è stato fuori, che stava dietro, chiaramente non aveva le cinture, è stato catapultato fuori, e noi praticamente con un altro mio amico ci siamo trovati a testa in giù. Chi si è fatto male di più? Questo mio amico, uscendo, un po' spaccando con la testa il finestrino dell'auto, un taglio qui sopra, 2 punti. Piccoli graffi, niente. E io lì sono stato bravo, ho detto io, perché ho evitato la quercia, che se no prendevamo la quercia. E quindi ho detto sono bravo. Bene, e questo è andato avanti per un anno. L'anno dopo, nella mia parrocchia, che era più grande delle Marche, dice ma quale sarà sta parrocchia più grande delle Marche? Clairvaux in francese, Chiaravalle in italiano, ma Chiaravalle quale? Non di Fiastra, attenti, dico sempre Chiaravalle di Ancona. Quindi, e allora lì c'è stata un'ordinazione sacerdotale, cioè uno diventava prete. Chi era? Era uno che avevo conosciuto a quei famosi campi scuola. E io ho detto, ma dove va questo che si rovina la vita? E quindi sono andato giù, mi ricordo, per incontrarlo, perché quando c'è l'ordinazione sacerdotale
e si fa un po' di animazione, c'erano degli incontri con dei frati, mi ricordo francescani, che venivano da Loreto, e io sono andato giù per incontrare questo medico, per dirgli lascia stare, quando poi nuovamente arrivati a quel punto ormai, ma io non sapevo neanche che era andato in seminario, mi dice ma dove vai? E quindi andai giù e non trovai lui, ma trovai questi frati, che come voi dicevano, mi sono capitato lì adesso, dai entra, ma io cercavo Emanuele qua così, di qua di là, Don Emanuele Lauretani, non so se adesso sta a parroco a Corinaldo, e che di Chiaravalle, e allora ho incontrato questi frati e purtroppo ho subito, come voi stasera avete subito, l'incontro con questi frati. E cosa parlavano? Parlavano della precarietà della vita, cioè dicevano che oggi ci siamo, domani non ci siamo. E a me è tornato in mente l'incidente dell'anno prima, quando facevo un po' il gradasso, che dicevo appunto sono stato bravo di qua di là, di su di giù, e invece ho detto io potevo anche non esserci qua. E poi uno ha cominciato a dire ma perché poi vedi nel cervello se scoppia una piccola vena qua magari. E qui a quel tempo stavo era il 1995, al secondo anno dell'università ad Ancona di medicina. E quindi ho detto, ma è vero, qui stavo a studiare un po' il cervello, le cose. E da lì ho cominciato a pensare alla mia vita. Ecco, poi la storia l'hanno fatta gli amici, perché poi una mia amica che studiava con me medicina un anno più avanti, eccetera, mi ha detto ma dai Alessandro vieni con noi all'oratorio, dai vieni, e io così di qua di là ho detto e ho cominciato piano piano, e c'era il parroco, oggi vescovo di Iesi, che faceva gli incontri sulla Bibbia. Io non avevo la Bibbia. Sono andato da mio padre e dico ma vorrò fare gli incontri sulla Bibbia, tu c'hai, mi diedi una Bibbia, mi ricordo, del 1947, quindi insomma, subito dopo la guerra, insomma era proprio quando la portai al parroco, mi disse beh sai Alessandro va bene, e dice però magari un po' più aggiornata, ecco, quindi ecco a che livelli. Poi piano piano è stato un continuo, nel senso che mi hanno detto ma senti noi la sera facciamo la preghiera in chiesa del Vespro, eh? Che roba è? No ma il Vespro ci troviamo lì dopo la mela, vabbè. Il top è stato a maggio quando mi hanno detto vieni che facciamo nelle case il rosario. Sono andato da mia madre, ho detto mamma ma io ce l'ho un rosario? Sì, ha detto, te l'hanno regalato nella prima comunione. Ha detto, tu pensavi che era una collana per me e me l'hai data a me. Ecco, questi siamo. E quindi ecco, mi ha dato, tieni, guarda, questo è il rosario della prima comunione, prendi. Ecco, quindi piano piano, ecco, ho iniziato piano piano, piano piano, passo dopo passo, è stato il colpo di fulmine. E quindi dicevo, ma qui io posso pregare? Sì, ma sto bene. Sto bene a pregare, sto bene con gli altri, anche perché le altre amicizie avevano altre cose, invece magari divertirsi quando c'è Gesù è diverso rispetto a andarsi a sballare. 5 volte sono andato in discoteca io, soltanto, perché insomma quella volta si fumava, a me mi dava fastidio, poi tutto quel rumore, e c'è quindi però 5 volte magari. 17-18 anni ci si va in discoteca, magari trovi il ragazzo, la ragazza, così. Bene, e quindi niente, è stato piano piano, è stata una cosa così. Poi un altro appunto che ti invita, dice vieni a fare il campeggio, vieni con la tenda in montagna. Vabbè, andiamo, sono stato adesso a Vieste, ero stato con degli amici, Vieste, sapete dove sta giù, in Puglia.
al mare, faremo la tenda, porto la tenda su in montagna. Ecco, in montagna sotto il gran sasso c'è un santuario, e lì San Gabriele della Dolorata, e lì ho conosciuto dei frati che non erano più vestiti di marrone, io conoscevo solo quelli vestiti di marrone, il frate era quello, francescano, punto. E lì ho visto tutti questi vestiti di nero, con questo segno qua, ma boh, ma chi sono? Che fanno? Ecco, quindi poi ho letto la vita di questo giovane santo, San Gabriele della Dolorata, patrono d'Abruzzo, grande santuario sotto il Gran Sasso. Magari se siete andati a Roma, passando per l'autostrada, la 24, magari guardando prima del traforo, sulla sinistra, andando verso Roma, sulla destra, tornando da Roma, si vede questo santuario. E quindi da lì ho cominciato a chiedere che cosa sono, a leggere queste qui, e poi piano piano, è stato un po', ho fatto più di 7 minuti, basta. E quindi poi alla fine eccomi qua, un po' così. A 26 anni sono entrato in convento, quindi ancora voi avete tempo per discernere. Stanotte ci avranno gli incubi, questi. E nel frattempo ti eri pure laureato in medicina? Sì, sì, sì. Bene, ringraziamo padre Alessandro per queste giornate, queste serate che ci ha regalato, occasione per riflettere sull'amore del Signore, sul suo dono per noi, tanto più in questo momento vicino alla Pasqua. Veramente è stata un'occasione per fare gli esercizi spirituali anche noi, un po' con lui. Grazie infinite per questo tempo che ci hai potuto donare, e anche sulla vita di San Vincenzo che ci ha illustrato in questo bicentenario. Bene, possiamo fargli un applauso? Facciamo una benedizione, facciamo la benedizione, una preghiera, la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Vincenzo Maria Strambi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Bene, grazie a voi della presenza, dell'invito, e preghiamo vicendevolmente. Vi auguro di vivere bene la Settimana Santa, perché non è soltanto la Pasqua, ma sono anche i giorni che ci preparano a vivere questa Pasqua, quindi dal Giovedì Santo, il Venerdì Santo, il Sabato Santo, sono giornate veramente uniche, eccezionali, di abbondanti grazie, quindi invito tutti a partecipare. Ecco, non c'è scuola, quindi nuovamente uno può, è un po' più libero, Bene, e grazie. Se qualcuno vuole il libro di San Vincenzo, sta ancora qualche copia a disposizione.
Thank you.
Thank you.
Thank you.